Salve, questa è la terza lezione di quel miniciclo che sto facendo sui problemi di Motovario. Dopo i problemi generali della prima lezione, dopo le oscillazioni di massa della seconda lezione, nella terza e nella quarta avremo il problema del colpo d'ariete. Quali sono gli argomenti di questa lezione? Dopo le solite generalità sul problema, specificheremo qualcosa sul caso degli impianti idroelettrici, dopodiché vedremo diversi tipi di manovre di chiusure di un impianto idroelettrico: la chiusura istantanea dell'otturatore, la chiusura brusca dell'otturatore, la chiusura lenta lineare dell'otturatore, la manovra qualsiasi dell'otturatore. Possiamo quindi cominciare con le generalità. Per le generalità ci dobbiamo un po' rifare alle due lezioni precedenti, in particolare alla prima delle lezioni del miniciclo di quattro lezioni. E quindi leggiamo un po' qualcosa che ricorda quello che abbiamo fatto. Nella lezione intitolata Processi di Motovario, che è stata la prima, è stata messa in luce la presenza del colpo d'ariete durante il regime transitorio per gli impianti sia idroelettrici che di sollevamento. Occorre dire peraltro che il caso degli impianti idroelettrici è più comune, in particolare per impianti di grosse dimensioni. Infatti, negli impianti idroelettrici il fenomeno del colpo d'ariete è sempre presente durante i transitori. Negli impianti di sollevamento di grosse dimensioni, che sono muniti di cassa d'aria, invece il colpo d'ariete è assente ed è presente la sola oscillazione di massa. In questi ultimi impianti il fenomeno del colpo d'ariete avviene solo in presenza di volano, cioè negli impianti di sollevamento il colpo d'ariete c'è solamente se si tratta di un impianto munito di volano o addirittura in assenza di qualsiasi dispositivo di attenuazione. Quando invece, come ricordavo precedentemente, c'è un grosso impianto e necessaria la cassa d'aria elimina totalmente il colpo d'ariete e invece genera un'oscillazione di massa, ma che è stata studiata la lezione precedente. Inoltre, lo studio del colpo d'ariete negli impianti di sollevamento con volano è più complesso che nel caso di impianti idroelettrici, cioè il caso più facile da studiare e più immediato è quello di impianti idroelettrici. Come conseguenza di tutte queste osservazioni, io dedicherò maggiore spazio agli impianti idroelettrici rispetto agli impianti di sollevamento. E in questa lezione tratterò soltanto impianti idroelettrici. Però ricordo che abbiamo due lezioni a disposizione, tutte sul colpo d'ariete. Abbiamo dunque il colpo d'ariete, abbiamo focalizzato, dobbiamo parlare del colpo d'ariete negli impianti idroelettrici. Cosa sia il fenomeno in linea di massima l'abbiamo già detto due lezioni fa, però adesso dovremo approfondire una serie di questioni. Io suddividerò lo studio del colpo d'ariete negli impianti idroelettrici in base ai tipi di manovra sull'otturatore che viene effettuata. Ricordiamo che noi pensiamo di chiudere o magari anche di aprire, aperture e chiusure, ma diciamo di chiudere per il momento un impianto idroelettrico. Questa chiusura si effettua chiudendo l'otturatore, cioè una valvola, una saracinesca, qualcosa di questo genere, e questa chiusura può essere fatta in diverse maniere, almeno dal punto di vista teorico, dal punto di vista ideale. Possiamo avere una chiusura istantanea, cioè in un istante si chiude e basta, una chiusura cosiddetta brusca, vedremo meglio che significa brusca, una chiusura lenta, capiamo lenta che cosa vuol dire, ma lo tratteremo anche matematicamente, lineare, e infine parleremo di una manovra qualsiasi di apertura o di chiusura dell'impianto. Quindi avremo questi quattro sottocapitoli, diciamo, questi quattro capitoli. E possiamo allora passare al primo di questi quattro capitoli, che ci servirà anche per inquadrare meglio il fenomeno del colpo d'ariete. Chiusura istantanea dell'otturatore. Questo era l'impianto idroelettrico che abbiamo già visto due lezioni fa, con la galleria forzata, la condotta forzata, con l'opera di scarico finale. Il colpo d'ariete abbiamo già chiarito che avviene nella condotta forzata, quindi dobbiamo focalizzare la nostra attenzione su quello che avviene nella condotta forzata nel momento in cui andiamo a chiudere
l'impianto. Allora qui ho visualizzato solamente la condotta forzata e in questa visualizzazione della condotta forzata ho tolto quasi tutto, si nota bene la presenza del torlino piezometrico con il triangolino che vuol dire livello invariabile, perché come ho già accennato due lezioni fa, il colpo d'ariete è un fenomeno molto più rapido dell'oscillazione di massa che invece avviene nella galleria e poiché dura molto poco si può ritenere che durante tutto il tempo di durata del colpo d'ariete, pochi secondi diciamo, il livello del torlino piezometrico rimanga costante, quindi noi tratteremo il fenomeno considerando che il livello del torlino piezometrico sia costante durante tutto il fenomeno. Alla fine della condotta immaginiamo che ci sia il nostro ugello, il nostro otturatore, la nostra saracinesca che serve per la chiusura. Quindi immaginiamo adesso chiusura istantanea, cioè che mentre stiamo funzionando a regime istantaneamente chiudiamo questa saracinesca. Che cosa avviene in una situazione di questo genere? Inquadramento teorico di base del problema. Immaginiamo che la condotta, quindi, termini con una saracinesca, come dicevo, ortogonale al flusso, e consideriamo una sua chiusura idealmente istantanea. Idealmente perché naturalmente non si riesce mai a chiudere istantaneamente una saracinesca di quelle dimensioni. Però per cominciare a capire il problema parliamo di una chiusura almeno idealmente istantanea. L'acqua fluente nella condotta viene considerata, attenzione, e lo sarà sempre in questo fenomeno, ideale ma comprimibile. Questo è importante. Noi consideriamo il fenomeno come un fenomeno di flusso di un fluido ideale, quindi senza attriti, senza perdite di carico, e sapete bene che significa un discorso di questo genere e anche quale semplificazione ci porta, ma il fluido deve essere considerato come comprimibile. Questa forse è la prima volta nel corso di idraulica che l'acqua deve essere considerata comprimibile. L'acqua è sempre stata considerata totalmente incomprimibile e lo è in effetti per la stragrande maggioranza delle applicazioni, ma non nel caso del colpo d'ariete. In questo caso, se noi non considerassimo la comprimibilità dell'acqua, non potremmo capire nulla di tutto ciò che avviene all'interno della condotta. Quindi l'acqua è comprimibile, per la prima volta dobbiamo vedere il fenomeno e il fluido soprattutto secondo questa tipologia. La colonna liquida, ecco qui, allora qui sostanzialmente noi faccio vedere la parte finale della condotta. Immaginate, questa è una schematizzazione, questa è la parte finale della condotta, questa freccia rappresenta il flusso dell'acqua. La colonna liquida, cioè l'acqua, non si arresta tutto insieme. Noi abbiamo dunque chiuso la saracinesca, questa è la saracinesca. Il problema è questo: se l'acqua fosse incomprimibile, la colonna liquida all'interno della condotta si arresterebbe tutta nello stesso istante. E ce lo dice l'equazione di continuità. Ma proprio poiché l'acqua è da considerarsi come comprimibile, allora un'analisi più dettagliata del fenomeno mostra che l'acqua non si arresta tutta quanta insieme, ma si arresta per strati successivi. Qui ho rappresentato diversi strati successivi. Questi si arrestano successivamente. Prima si arresta questo, poi a ridosso questo, poi a ridosso questo. L'acqua si comporta come se fosse suddivisa in tanti cilindretti d'acqua successivi, che sono appunto questi, comprimibili. Analogia della colonna di automobili, ecco, qui faccio un'analogia un po' efferata, diciamolo subito, un po' efferata sostanzialmente, però rende bene l'idea. Immaginate una colonna di automobili che cammina lungo un'autostrada, una dietro l'altra, una dietro l'altra, e sarebbero questi cilindretti d'acqua che stanno qua. A un certo punto su questa autostrada scende una saracinesca che arresta il flusso, la prima automobile si schiaccia su questa saracinesca. La seconda automobile si schiaccia sulla prima, la terza si schiaccia sulla seconda, è una cosa molto efferata stiamo dicendo, però rende l'idea. Queste automobili si schiacciano l'una sull'altra, però non tutte insieme, vi è chiarissimo un concetto di questo genere, una dopo l'altra, e quindi se consideriamo si viene a formare una colonna di automobili schiacciate che si allunga nel tempo, che diventa sempre più lunga. E questo è quello che avviene anche nell'acqua, vale a dire l'acqua sostanzialmente si schiaccia, ultima cilindretto d'acqua, che sarebbe l'ultima automobile, si schiaccia.
Poi addosso a questo si schiaccia questo, poi addosso a questo si schiaccia questo, e questo fenomeno che lascia una parte di acqua schiacciata, quindi compressa e ferma, e una parte di acqua che invece sta ancora arrivando, sono le automobili che continuano ad arrivare e allungheranno questa colonna, che invece continua a camminare. Questa parte compressa si allunga nel tempo, possiamo parlare di una velocità di allungamento di questa zona compressa o di una celerità di allungamento di questa zona compressa. Allora adesso facciamo mente locale all'ultimo dei cilindretti d'acqua che si è schiacciato. Qui dedicheremo qualche minuto a fare un po' di matematica. Vogliamo sapere che cosa succede dal punto di vista dei valori delle pressioni che si determinano per questi schiacciamenti. Allora dobbiamo applicare un'equazione molto semplice. Applichiamo l'equazione della quantità di moto, che ben conosciamo. Prendiamo la massa dell'ultimo cilindretto. La massa dell'ultimo cilindretto è data dal prodotto della densità moltiplicato il volume, sigma ds, sigma è la sezione retta della condotta e ds è lo spessore di questo cilindretto, rappresenta la massa di questo cilindretto. Questo cilindretto inizia alla fine del processo, è fermo, quindi ha una quantità di moto zero e sta qua. All'inizio del processo si muoveva con velocità v con zero e quindi la quantità di moto era rho v con zero sigma ds. Questa differenza è la variazione in quantità di moto, che ben sapete. È dovuta all'impulso di una forza. Qual è la forza? La forza che genera questo impulso è la sovrappressione. Ci sono tutte le altre forze, il peso, le pressioni originali, ma queste si facevano equilibrio, perché il moto del cilindretto era un moto uniforme prima dell'arresto e continuano loro a farsi equilibrio anche dopo l'arresto. Chi rimane disequilibrata è questa sovrappressione, delta P, che durante il tempo dt in cui si ha l'arresto del cilindretto si trova solo da una parte, perché qui non è successo ancora niente, qui l'acqua sta ancora fluendo da questa parte qui. Quindi abbiamo un delta P diretto in senso opposto alla velocità V con zero. Delta P per sigma, con il segno meno davanti, rappresenta la forza agente, moltiplicato per dt fornisce l'impulso. Quindi l'impulso della forza è uguale alla variazione di quantità di moto. Ricaviamo da questa relazione il delta P che ci serve, viene rho v con 0 ds su dt. Questo rapporto ds su dt che cosa rappresenta? Rappresenta lo spazio di allungamento di acqua ferma, perché il cilindretto si è fermato nel tempo dt, durante il tempo dt, e quindi è proprio la velocità con cui si propaga questo allungamento. Parliamo di celerità dell'allungamento della colonna ferma, ovvero poi parleremo più generalmente di celerità di propagazione di questo fenomeno. Quindi questo è C. Adesso noi conosciamo ρ, che è la densità dell'acqua, conosciamo V con 0, che è la velocità con cui l'acqua sta arrivando, ma non conosciamo C. Dobbiamo quindi fare qualcosa per conoscere C. Il qualcosa che dobbiamo fare, un altro poco di matematica, ma abbiamo quasi finito con questa matematica, è l'equazione della continuità. L'equazione della continuità ci consente di ricavare C. Perché? Perché noi a questo punto riconsideriamo che cosa? Un volume di lunghezza ds, questa volta questo volume è una specie di gabbia in cui il fluido sta entrando da sinistra mentre non può uscire da destra e quindi si accumula del fluido, del liquido. Quanto liquido entra nel tempo dt? Ma v con 0 per sigma è la portata volumetrica entrante, rho v con 0 per sigma è la portata massica entrante, moltiplichiamo per il tempo dt, questa è la massa che è entrata nell'intervallo di tempo dt. Questa massa ha generato un incremento di densità per forza e quindi può essere scritta anche come viene scritta qui al secondo membro, vale a dire come incremento della densità delta rho moltiplicato il volume che è sigma ds di questo volume qui sul quale sta agendo questo incremento, nel quale sta agendo questo incremento di densità. Scritta così l'equazione, dobbiamo ancora ricordarci che esiste una formula molto semplice che ci lega l'incremento della densità alla pressione, alla sovrappressione applicata. Questa formula è questa, cioè il delta rho incremento di densità può essere sostituito dal prodotto rho densità
per delta P, incremento di pressione, diviso epsilon, epsilon è il modulo di comprimibilità del liquido dell'acqua in questo caso, e quindi facciamo questa sostituzione. E allora a questo punto, tra la prima e l'ultimo termine di questa relazione, si può ricavare V con 0, viene questa espressione qui, rho delta P su epsilon per ds su dt, ma ds su dt vale c, e quindi rho c delta P diviso epsilon. Questa espressione di V con 0 può essere inserita all'interno dell'equazione che avevamo ricavato precedentemente, e da questo, fatevi due calcoli sulla carta, è facilissimo, ovviamente li sapete fare benissimo, potete ricavare l'espressione finale di C, che è quella che ci serviva, la radice quadrata di epsilon su rho. Mettendo i valori effettivi della epsilon dell'acqua e della rho dell'acqua viene circa 1400 metri al secondo. E questa radice quadrata di epsilon su rho è, fatta un altro tipo di analisi, la velocità del suono nell'acqua. Quindi la colonna liquida ferma si allunga, quindi la perturbazione si propaga con la velocità del suono nell'acqua, che è una bella velocità, 1400 metri al secondo. Avendo avuto il valore di C, possiamo avere un'idea di quello che può significare un colpo d'ariete, perché la sovrappressione delta P era uguale a rho V con 0 C. Se dividiamo per gamma la leggiamo meglio, perché abbiamo le altezze piezometriche, quindi le pressioni in metri di colonna d'acqua, quindi delta di P su gamma è uguale a, dividiamo per gamma, rho diviso gamma fa 1 su G, quindi viene C su G, V con 0. Mettiamo i numeri, 1400 a C, 10, 9, 8, 10 diciamo a G, mettiamo un metro al secondo a V con 0, il risultato è 140 metri, sono 14 atmosfere. Quindi un fenomeno di questo genere determina una sovrappressione istantanea di 14 atmosfere, che è una cosa che, capite, deve essere assolutamente presa in considerazione. È vero è che se teniamo in conto anche la elasticità della condotta, anche se si tratta di condotte di acciaio, come si hanno nei fenomeni, negli impianti idroelettrici, queste condotte sono elastiche, e anche l'elasticità della condotta deve essere tenuta in conto, allora la formula, diciamo, si cambia lievemente. Alla espressione iniziale, radice di epsilon su rho, si ha un'aggiunta, bisogna dividere per la radice di questa espressione, 1 meno epsilon d su e piccolo e grande, dove epsilon è il modulo di comprimibilità, d è il diametro della condotta, e è lo spessore della condotta, ed è grande, è il modulo di Young. Voi che studiate scienze delle costruzioni sapete tutto sul modulo di Young, che sarebbe il modulo di elasticità dell'acciaio o del materiale della condotta. Questo fa diminuire un pochino la C, ma da 1400 mediamente, diciamo, la porta intorno ai 1200, poco più, poco meno, poi bisogna mettere i numeri effettivi, ma questo significa che i 140 metri possono diventare 120, non cambia nulla, diciamo, sulla drammaticità, diciamo così, di questo fenomeno. Abbiamo visto quello che succede al primo cilindretto, cioè alla prima automobile, ma le altre automobili si schiacciano sulla prima tale quale come la prima si era schiacciata sulla saracinesca finale, quindi il fenomeno si ripete identico, i calcoli possono essere ripetuti identici, e accade che i successivi cilindretti si arrestano l'uno dopo l'altro come le auto schiacciate, creando una colonna d'acqua ferma sotto la pressione delta P che si allunga con celerità C. Quindi questa pressione delta P interesserà prima il primo cilindretto, poi quello successivo, poi quello successivo, a un certo punto tutta la condotta sarà sottoposta a questa sovrappressione delta P. Dopo quanto tempo? Se C è la celerità con cui questo fenomeno risale lungo la condotta, e se L è la lunghezza della condotta, il tempo di risalita è L diviso C. Quindi dopo un tempo L diviso C, la colonna d'acqua ferma e compressa ha riempito tutto la condotta forzata ed è giunta all'imbocco della stessa, in corrispondenza del tornino piezometrico. Analogia del treno, c'è un'altra analogia. Invece di considerare le automobili che si schiacciano, consideriamo un treno che si ferma sui respingenti. Allora questa volta i vagoni hanno in mezzo i respingenti tra vagone e vagone, che hanno una molla dentro. È un po' come
le particelle d'acqua che sono comprimibili e quindi si comprimono, ma a questo punto è come se avessero delle molle che tendono a farle decomprimere. Nel momento in cui siamo arrivati alla fine della condotta forzata, cioè in alto, cioè tutta l'acqua è ferma, cioè tutto il treno è stato fermato, a questo punto che succede? Non può rimanere così perché i respingenti sono tutti fermi e i vagoni cominciano a ritornare indietro perché sono spinti dalle molle dei respingenti. Lo stesso avviene all'acqua, cioè il fenomeno non si arresta a quel punto, ma il fenomeno a questo punto si inverte in un certo senso. L'acqua che prima scendeva addirittura comincia a risalire, le molle, cioè la comprimibilità, la compressione finisce e addirittura a un certo punto, andando avanti con questi fenomeni, si hanno delle depressioni laddove prima c'erano delle sovrappressioni. Adesso però non vado, diciamo, oltre nella rappresentazione di questo perché ci prenderebbe troppo tempo. Quando la perturbazione è giunta all'imbocco, come ho spiegato, È come se si riflettesse, perché arriva sopra, dopodiché questo fenomeno ricomincia a ripercorrere al contrario la condotta, cambiando segno, perché dalle sovrappressioni si passa alle depressioni. Quindi si riflette cambiando segno, diventa depressione, e si ripropaga verso il basso, fino all'otturatore, dove arriva al tempo, LSC era il tempo per salire, un altro LSC ci vuole per scendere, 2L su C è il tempo finale, 2L su C è il tempo finale di tutto questo fenomeno. Eccolo qui, tau uguale 2L su C. Questo 2L su C viene chiamato ritmo della condotta ed è un fenomeno che avrà un tempo che avrà un'importanza fondamentale nell'analisi successiva. A quel punto finisce la fase pericolosa di sovrappressione all'otturatore, è chiaro, perché oramai si cominciano a creare delle depressioni e quindi il fenomeno si va attenuando e smorzando. Questo è quello che avviene con la chiusura istantanea. Ci siamo un po' dilungati perché abbiamo potuto anche vedere qualcosa della meccanica del fenomeno. Ora, che intendiamo per chiusura brusca? Una volta che abbiamo definito il ritmo, allora possiamo definire matematicamente la chiusura brusca. Brusca vuol dire sempre abbastanza veloce, sostanzialmente. Noi diciamo, si definisce manovra di chiusura brusca, quella manovra che si perfeziona, cioè finisce, si completa, in un tempo più breve di un ritmo. Quindi se siamo all'interno di un ritmo chiameremo brusca, non più istantanea, perché non è più istantanea, però chiameremo brusca la nostra manovra. È possibile dimostrare, dobbiamo a questo punto, badate che lo studio del colpo d'ariete è probabilmente il più complesso che c'è in tutto il corso di idraulica, noi in questo tipo di corso possiamo limitarci ad alcune considerazioni un po' fondamentali come quelle che ho fatto, qualche altra piccola cosa, ma non possiamo percorrere tutta la matematica che sta sotto al fenomeno nella sua complessità. Allora, in un caso meno semplice di quello della chiusura istantanea, che è quello della chiusura brusca, è però possibile dimostrare che in tale tipo di manovra la sovrappressione che si determina all'otturatore ha lo stesso valore del precedente caso in manovre istantanee, quindi non è cambiato nulla. Quelle formule che abbiamo visto, quella formula in particolare della sovrappressione che abbiamo visto per la manovra istantanea, vale anche per la manovra brusca. Cosa che non è più nel caso invece di chiusura lenta lineare dell'otturatore. Che cosa intendiamo per lenta? Chiaramente siamo al di sopra di un ritmo, se con la brusca stavamo al di sotto, con la lenta siamo al di sopra di un ritmo. Si definisce manovra di chiusura lenta quella manovra che si perfeziona in un tempo più lungo di un ritmo. Che succede con la manovra lenta? Anche qui diamo un po' per scontato il risultato di una serie di elaborazioni non semplicissime. Diciamo meglio sulla manovra lenta, questa è la classica manovra che si esegue in un impianto idroelettrico per attenuare le sovrappressioni da colpo d'ariete. È evidente che più lentamente facciamo le cose, meglio si va dal punto di vista delle sovrappressioni. Apro una piccola parentesi, non è possibile una lentezza infinita, perché l'impianto si sta chiudendo perché non c'è più richiesta di energia e se non c'è più richiesta e noi non chiudiamo abbastanza rapidamente, finché non abbiamo chiuso noi continuiamo a dare energia
E c'è qualcosa che non funziona tra quello che diamo noi e quello che chiede l'impianto. Ci sono dei correttivi a questo, ma questi correttivi possono anche economicamente, e soprattutto economicamente, funzionare per un tempo limitato perché ci fanno perdere energia e soldi sostanzialmente. Allora, la manovra può essere lenta, deve essere lenta per attenuare il colpo d'ariete, però non possiamo esagerare con la lentezza. Ora che avviene? In genere la chiusura dell'otturatore è effettuata linearmente, cioè noi chiaramente chiudiamo un otturatore con un motore che lo chiude linearmente, in un tempo T grande, questo è importante, il tempo T grande che noi impieghiamo. Si parla allora di manovra lineare. Allora, se abbiamo questa manovra lineare, le sovrappressioni, ecco quell'analisi matematica è completamente bypassata, le sovrappressioni che conseguono a tale manovra sono più basse di quelle precedentemente prese in considerazione, e questo potevamo aspettarcelo tutti quanti, e con buona approssimazione si può utilizzare per la loro valutazione una formula molto semplice. Questa è una formula approssimata, ma molto bene approssimata. Cioè le sovrappressioni espresse come altezze colonna d'acqua delta di P su gamma sono date dall'espressione 2LV0 diviso GT. Allora L è la lunghezza della condotta, V0 è la velocità dell'acqua nella condotta prima che chiudiamo, G è l'accelerazione di gravità e T è il tempo di chiusura. Vedete, come ci aspettavamo, maggiore è il tempo che sta al denominatore, e più piccole sono le sovrappressioni che ne conseguono. La cosa importante è che questa formula, vedete questa formula qui che è stata riscritta, delta di P su gamma uguale 2LV con 0 diviso GT, può essere molto semplicemente manipolata, qui c'è una semplicissima manipolazione di questa formula, e alla fine questa manipolazione porta all'espressione C su GV con 0 tau su T, dove C su GV con 0 è la stessa della manovra brusco istantanea, cioè questo primo pezzo, e poi però c'è questo rapporto tau su T, cioè la manovra, il valore di sovrappressione che si aveva nella manovra istantanea o nella manovra brusca viene ridotto nella manovra lenta di un rapporto tau su T, cioè del rapporto tra la durata del ritmo e il tempo di chiusura che noi abbiamo allora utilizzato. Allora, se il ritmo è 2 secondi, per esempio, e noi chiudiamo in 10 secondi, che ancora è un tempo accettabile, noi riduciamo di 10 diviso 2, 5, di 5 volte l'entità di quei 140 o quei 120 metri di colonne d'acqua che avevamo. Allora vedete che con un poco di accortezza ecco che il fenomeno comincia, diciamo, a essere più gestibile. O perlomeno ci consente poi di programmare e di progettare le condotte dovendo tenere in conto delle pressioni e delle sovrappressioni meno significative, più gestibili. Detto questo, sulla manovra, quindi su questi tre tipi di manovre fondamentali, a questo punto ci poniamo il problema generale. Se noi vogliamo studiare una manovra qualsiasi di chiusura o anche di apertura dell'otturatore, come possiamo fare? È possibile mettere mano a un problema di questo genere? Cioè, a questo punto immaginiamo non più una manovra lineare, una manovra brusca, una manovra istantanea, immaginiamo di chiudere l'otturatore o di aprire l'otturatore facendo quello che ci pare e piace. Siamo in grado matematicamente di seguire questa faccenda e di sapere istante per istante quali sono le sovrappressioni che si vengono a determinare? Ecco, questo è il problema complicatissimo che dicevo prima. Allora, a questo punto, che cosa faccio? Vi do l'illustrazione di come si affronta il problema, di quali sono i tipi di equazioni e i tipi di manipolazioni che vanno fatte, ma non le posso proprio fare, ci vorrebbero 2 o 3 ore per poter fare tutto questo. E poi vi fornisco il risultato finale. Il risultato finale, che sarà la conclusione sostanzialmente di questa lezione, è che utilizzeremo nella lezione successiva per fare qualche esempio applicativo concreto. Fino ad ora sono state prese in considerazione manovre particolarmente semplici di chiusura dell'otturatore di un impianto idroelettrico, quelle 3 manovre che abbiamo detto, che ho detto precedentemente. È opportuno avere a disposizione opportuni strumenti analitici per trattare manovre qualsiasi e ottenere le corrispondenti sovrappressioni in istanti qualsiasi.
Come dobbiamo fare? La relativa teoria è piuttosto complessa e sarà qui fornita per sommi capi fino alla formula finale da utilizzare. E quindi possiamo partire. Equazioni di base. Quali sono le equazioni di base che ci servono? Le equazioni di base sono queste. Occorrono innanzitutto due equazioni di base per l'analisi matematica del moto vario che si instaura nella condotta durante il transitorio. Cioè dobbiamo studiare tutto quello che succede dentro alla condotta per poter poi risalire alle sovrappressioni, in particolare all'otturatore dove si hanno le massime sovrappressioni. Le due equazioni quali sono? Beh, sono due equazioni che voi conoscete già. La prima è il teorema di Bernoulli differenziale completo per moto vario. Bernoulli nella sua forma standard, perché tanto il fluido è ideale, però il fluido è comprimibile, lo vediamo subito dopo, ma soprattutto il moto è vario. Il fatto che il moto sia vario ci richiede il teorema di Bernoulli che ho chiamato completo, quindi anche con il termine che tiene conto del moto vario. Poi dicevo il fluido è comprimibile e questo va tenuto in conto nella seconda equazione, che è l'equazione di continuità completa, anche questo, per fluido comprimibile e addirittura, diciamo così, per condotta elastica. Occorre tenere in conto tutti questi elementi all'interno dell'equazione di continuità. Allora, voi capite bene che già le due equazioni da cui partiamo sono scritte nella maniera più difficile, più complicata in cui si possano scrivere. Dopodiché che succede? Manipolazione delle equazioni di base. Allora, si prendono queste due equazioni, abbiamo capito quali sono. Un'opportuna manipolazione di queste due equazioni di base fornisce un sistema di due equazioni differenziali del moto. Quindi arriviamo a qualcosa, un sistema di equazioni differenziali, un sistema di equazioni differenziali. Capite bene anche qui che siamo a un livello abbastanza significativo dell'analisi matematica. Questo è un sistema di equazioni differenziali abbastanza noto. Si tratta, infatti, quando lo scriviamo e i matematici lo vengono a vedere, ci dicono, ah, ma questo la conosciamo già, questo sistema, perché è un sistema che si trova in altri campi anche della matematica. Ci è già capitato nelle mie lezioni, per esempio un'equazione di Laplace, di trovarci di fronte a un'equazione che poi valeva anche in altri campi, e lo stesso in questo caso. Perché questo viene chiamato, questo sistema, dai matematici, anche dai fisici, sistema di equazioni della propagazione, perché tutti i fenomeni di propagazione, questa è la propagazione di un'onda praticamente lungo la condotta, tutti i fenomeni di propagazione sono detti sostanzialmente da questo stesso sistema di equazioni, che sono ben noti ai matematici e ai fisici di diverse branche. Per esempio la propagazione del suono in un mezzo elastico è detta alle stesse equazioni, ecco perché viene la stessa velocità. La propagazione del moto ondoso sul mare è detta alle stesse equazioni. La propagazione della trasmissione delle onde elettriche nelle linee di trasmissione elettrica è detta alle stesse equazioni. La propagazione della luce nel vuoto è retta alle stesse equazioni, sono tutti fenomeni di propagazione che sono retti sostanzialmente alle stesse equazioni, naturalmente cambiano i parametri fisici dentro alle equazioni, ma la struttura di queste equazioni è la stessa. Quindi i matematici le conoscono benissimo, le sanno integrare per nostra fortuna e ci dicono come dobbiamo fare per integrarle. Naturalmente per integrarle bisogna inserire le condizioni al contorno e le condizioni iniziali. L'equazione e la propagazione richiedono l'inserimento delle condizioni al contorno e iniziali, come avviene in tutte le equazioni differenziali. Nel nostro caso le condizioni iniziali sono costituite dalle condizioni del regime precedente la manovra, quindi la velocità è V con zero e la quota piezometrica in condotta è costantemente pari a quella del serbatoio. Fluido ideale, non ci sono perdite di carico e quindi la quota piezometrica è costante. E noi la consideriamo coincidente con il carico, ovviamente. Condizioni al contorno, i contorni sono l'imbocco della condotta, cioè dove c'è il torlino piezometrico, e l'otturatore finale, dove avvengono tutte quelle cose che abbiamo esaminato. Allora, quali sono le condizioni all'imbocco? All'imbocco, cioè dove c'è il torlino, la condizione all'imbocco è costituita dalla imposizione che la quota piezometrica risulti ivi sempre pari a quella del pelo libero del serbatoio o del torlino,
senza sovrappressioni, perché il serbatoio lo impone con la sua massa liquida, impone un livello, noi abbiamo detto il livello è costante, quindi lì bisogna imporre questa condizione al contorno. All'otturatore invece, la condizione all'otturatore è costituita dalla imposizione che la portata effluente, istante per istante, sia data dalle leggi della foronomia, considerando l'otturatore come una luce abbattente. Quindi si usano le leggi della foronomia. Alla fine di tutto questo, sulla base di tutto quanto detto prima, Allievi formulò, Allievi, siamo nella prima metà del XX secolo, nella prima metà del secolo scorso, l'espressione seguente, che sta scritta qui sotto. Questa espressione che sta scritta qui sotto, adesso io la ho ripetuta qui, e così diciamo ce la vediamo per bene. In questa equazione la grandezza fondamentale che gioca è la xi, come ben si vede, che compare. Allora, chi sono la xi e le altre grandezze? La xi è il rapporto tra y e la quota piezometrica in un generico istante, y con 0 la quota piezometrica di regime, quota piezometrica sull'otturatore. Quindi la xi ci dà il senso della quota piezometrica, cioè del pi su gamma, cioè della pressione e delle eventuali sovrappressioni. Ecco, y pressione dell'otturatore in metri di colonna d'acqua, ovvero quota piezometrica. Poi nell'equazione ci sta la eta. La eta significa grado di apertura dell'otturatore rispetto al massimo regime. Cioè, mentre io sto chiudendo l'otturatore, in un certo istante l'otturatore è aperto la metà di quanto lo era il regime, eta vale 0,5, 1,5, e così via. Quindi questo è il significato di eta. K è una caratteristica fisica dell'impianto. È dato da un rapporto, cioè nel K compare C, celerità che abbiamo già visto, la velocità V con 0, G l'accelerazione di gravità, Y con 0, questa pressione all'otturatore al regime che abbiamo già conosciuto. Quindi K diciamo, dipende dalle caratteristiche fisiche dell'impianto. Successivamente segnalo che lo 0 al pedice, come ho già utilizzato, significa funzionamento al massimo regime, e che invece ci sono questi altri pedici T e T meno tau, i quali significano tempo T e tempo t meno tau, tempo t, cioè un generico istante, quindi questa è un'equazione valida in un generico istante, e le grandezze vanno considerate all'interno dell'equazione talvolta al tempo t generico e talvolta al tempo t meno tau, cioè un ritmo prima. Ecco che compare e ricompare l'importanza del ritmo che ho definito all'inizio della lezione. Si parla di equazioni concatenate, perché avete visto c'è il ritmo T e il ritmo T meno tau, e quindi si tratta di un insieme di equazioni di secondo grado, lo rivedremo, le quali concatenano condizioni di funzionamento al tempo T, come ho detto, con le condizioni di funzionamento al tempo precedente, perché ci sono termini relativi al tempo T e termini relativi al tempo T meno tau. L'ho riscritta, equazione di secondo grado, è chiarissimo perché la nostra variabile è la xi in definitiva, e la xi compare al secondo grado, quindi questa è un'equazione di secondo grado, ma il fatto che sia un'equazione di secondo grado, come la risolveremo eccetera, lo vedremo naturalmente come ho già accennato nella prossima lezione. Per il momento noi dobbiamo focalizzare l'esistenza di queste equazioni, infatti dico, l'impiego di tali equazioni per la soluzione di problemi concreti sarà descritto nella prossima lezione. Quindi noi possiamo chiudere la lezione di oggi con la visione di questa equazione che viene chiamata equazione concatenata di Allievi, oppure se lo scriviamo varie volte equazioni concatenate di Allievi. Sembra una cosa molto complessa e misteriosa, ma naturalmente vi prometto che la prossima volta la capiremo nella sua attualità e nella sua concretizzazione. Quindi possiamo concludere. Conclusioni. Il fenomeno del colpo d'ariete nei transitori degli impianti idroelettrici genera sovrappressioni, come abbiamo visto, da tenere nel conto dovuto, come abbiamo visto, perché sono sovrappressioni grosse e significative. Il loro valore, cioè il valore di queste sovrappressioni, dipende dalla manovra effettuata sull'otturatore. L'abbiamo visto, per manovre semplici l'abbiamo visto.
Esiste peraltro un'espressione generale, e sono le equazioni concatenate di allievi, cioè quell'equazione finale sulla quale noi abbiamo chiuso la nostra lezione, per determinare i valori nel tempo di tali sovrappressioni. Bisognerà vedere come utilizzare e come risolvere queste equazioni per poter sapere in una qualsiasi manovra quali sono i valori delle sovrappressioni che si vengono a determinare. E allora su questa lezione, come sempre, voi potete andare a informarvi maggiormente, se lo volete, e certamente lo vorrete, sul sito internet Nettuno, dove trovate delle ulteriori elementi, come vi ho ricordato alla fine di ogni lezione. Vi ringrazio e ci rivedremo con la prossima lezione. Voi intanto siete frementi di attesa, in attesa di sapere come va a finire quella faccenda che vi ho lasciato in sospeso in questo senso. Arrivederci.